sia mai che ci perdiamo la grande eccitazione. Ti lascio, secondo me ti lascio. Abbiamo Lucas Rob per commentarla anche qua. Non c'è benzina. Non ho capito perché sta continuando a fare il laser dalla parte sbagliata. Io mi fido, se lo dice lei. Avrà qualche fonte che io non possiedo, che io non vorrei mai possedere. Aggiungiamo non vorrei mai. Adesso comunque c'è Troller con un vantaggio abbastanza sostanziato, per cui non deve più approcciare. Sì. E invece ovviamente lo sta facendo perché è scemo. No, sta solo rollando dentro gli attacchi, non è. Li vuole evitare, era finito lo stage, no? Bloccato il gyro col serpente, ottimo. Giusto. Però in realtà è meglio prenderlo. Cioè, se glielo togli, se glielo uccidi, lo rimette. Quindi. Adesso gli ha fatto il gyro miti. Non ci posso credere. Io voglio autare Tibor perché sento da qui che sta ascoltando musica di Danganronpa. Il problema è che lo stiamo sentendo da qui. Anche. Tipo, adesso tu vedi, ti metti a tutto volume la musica di Metal Gear Rising. Senti. È possibile lo faccia, Comunque. Estro. Madonna. Anche qui un po' di turbo di Eye al Mango. Non fritto stavolta. Era comunque lui. Può essere che non si aspettava di trovarla dall'alto. Puoi reggere. No, Dia, non puoi reggere effettivamente. Però in realtà alto non ti uccide ancora, quindi. È stato anche ottimo perché se avesse assorbito quel laser avrebbe ripreso un botto di percentuale. Begli gli aperti, lo sta intercettando un sacco. Si vede che è stato un pochino. Quella combina, se la faceva Azrael e riusciva, lo mandavamo a cagare. Se la faceva Troller era No, comunque c'è un'altra cosa, è che se. Cioè, lo sta intercettando molto di più, secondo me. Si ricorda i game che hanno fatto in win e dice ok, devo migliorare in queste cose qui, devo cercare di fare queste cose qua. Adatto, hanno già giocato in win? Hanno giocato win in top 16 win. Ok, quindi sì, stiamo anche vedendo un po' di adapting da parte di Troll. D'altronde anche questo qui è loser semi, per cui ci sta che. Impressionante che sì, cioè loro sono terzo e quarto alla fine. È riuscito a farlo completamente verticale, bravo. Adesso anche Divo sta pian piano recuperando, sono pericolosamente entrambi, sono vicini entrambi pericolosamente vicini alla morte. Adesso muore dall'altro. Appunto. Si è fatto più male che non a provare a prendere quel gyro. Sì, no, ma però già. Ho provato a lanciarlo in aria per poi riprenderlo. Ovviamente. Lanciarlo in aria ci sta. Il punto è che se lo lanci in aria devi anche tenere conto del fatto che atterrerà dopo un secolo e mezzo. Ma sì, ma lo fai apposta per farla. Per cui in realtà se ti serve a coprire certe situazioni è meglio buttarlo giù. Certo. Perché sta lì. Però penso che appunto non è stato molto nello, è stato. Beh, tanto siamo come un match di 50 anni fa. Sono passati 50 anni nel match di Derby con Solid, quindi. Sono tipo il vecchietto che sta parlando dell'anteguerra in questo momento. E comunque adesso diciamo, vediamo un Lucas, cioè un Troller decisamente più dominante nel match. Due stock di vantaggio, ok, a 150. Ne ha recuperati 10. Adesso muore. però quel delizioso. Però intanto, Rob è a 120. E Troller a 0. Qui Tibor dovrebbe davvero. Adesso può fare Bectro che non killa ancora. Su sto stage mi sa che non killerà più o meno mai perché ci mette un bel po'.
diciamo che Tipo sta facendo un piccolo combat. Lì avesse colpito uno dei primi hit sarebbe morto Troll. Sì. Ah, lì ha preso l'angolo morto. È ok che Rob abbia queste deliziose combo. Lì sì, ha preso l'angolo morto della recovery, quindi. Cioè del down beat. Qua Troll diciamo che si è un po' adagiato sugli allori. Sì, si sta facendo comebackare. Sì. La mistake. Lì non so se poteva peccare, non credo. Secondo me se non ascoltava la mia roba che cavolo. Secondo me no, perché era 168 prima del colpo. No, però era blu. Era tecno. Ah, non ho visto che fosse blu. Non era troppo lontano per qualcosa. Forse Fair. Visto che c'era Azir e Vinciasco. Sì, è per un attimo è comparso. Eccolo lì, danni a caso, let's go. Penso che abbia commentato quando ha provato a prendere il Jades. Vai. Ok. Va bene. Va tutto benissimo. Me lo sono sentito in testa quel tutto assolutamente normale. Non c'è nulla da vedere qui, ragazzi. Tranquilli. Buono già dal disavvento. Ok, qua stanno cominciando. Diciamo che sarà stato giocando molto calmo. Sì, 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 è più pacato, tanto anche perché ha uno stock di vantaggio, quindi deve semplicemente rispondere a quello che fa Dibble. E Dibble dovrebbe ripigliarsi da quella batosta che è stata per lo stock preso così. Quello stock, ma anche il match prima, che stava montando un bel comeback, è semplicemente svanito con un pick fire completamente dato inaspettato e a caso. Era difficile peccare era quello difficile, comunque, perché immagino sia una cosa che ti pesa nel cuore. È stato abbastanza veloce come. Però mentre parlavamo è riuscito a prendere lo stock, ora dovrebbe riuscire a mantenere questo. Sì, se riesce a fare come prima, cioè che si monta un bel comeback, sì. Diciamo che la situazione adesso è sicuramente meglio a favore. Cioè, meglio farlo ora che farlo quando non sono solo. Sì, non hai il... però... No, è ancora vivo, è pesante. Comunque l'ha intercettato molto bene col serio. Troll, se magari non dorme proprio tutto quanto, durante tutta la recovery di Rob, va anche bene. Si è fatto una certa ora. Quello è anche vero, quasi le 7 di... quasi le 6 e poi... Per il Maranza è ora di dormire. Ora è morto. No. Forse con l'altro. Quindi. Ok. Mi fido un po' troppo del player. Ok, ecco l'altro. Case in point. Ora muore. Più forte. No, l'altro è. L'altro non so se è il più forte tra Astro. Credo che Astro sia il più forte. Astro è il secondo e Vectro è l'ultimo. Debole dei tre, perché poi il down throw non killa. In realtà sta giocando col cibo come i gatti. Sì. Peccato che il cibo in questo caso qui picchi e uccide. Esplode. La mamma evidentemente non gli ha insegnato che non si gioca con la roba da mangiare. Provato a buttare quel ecco freeze, qua però... il pick freeze in realtà ci stava bene mentre stava scendendo perché sì. Cosa farà? Cioè nel senso anche se lo prendi, cioè anche se lo missi non è che può punirti in qualche maniera, no? Sei coperto dalla piatta, quindi più che altro tipo non forse era meglio usare quel tempo per posizionarsi dato che sicuramente non avresti colpito. Sì. Comunque continua a recuperare altissimo che non riesce proprio a calloutare. Bello il reflect su di qua. Cioè non era un reflect in realtà. Qui è costretto a fare quello. Ok, no. Non ha preso il timing giusto di Ball. Esatto.
È stato più un errore di Divor. Sì, è stato un grosso errore di Divor. Anche un errore di... È morto. Quando ho visto la gara ho detto, ok, se non lo uccido adesso vado lì e gli spacco il tavolo in testa. Perché se lo metti? Ci va estro. No, no, facevo proprio tipo... Chiama Tantro. La musica della settima generazione. Ok, quindi potenzialmente ultimo game in realtà. Devil deve stare attento, deve essere un po' più concentrato e non... Ci metto un po' ad aggiornarsi la tappa. Forse non ho premuto bene. Infatti non è. E più che altro è il tasto che ogni tanto non funziona. Ok, qua già comincia in pompa magna. Sono 24 per pompa magna è un'altra cosa. Pompa magna è due pesci prima. Sì. Magnina. Diciamo che il problema è che appunto, cioè, troll magari inizia anche bene, ma poi fa una marea di cazzate e comincia a perdere. Cioè, prima comunque ha rischiato. Sono tutti e due game che partono abbastanza bene e poi inizia, cioè, rischia davvero di perderli. Anche è vero che appunto Vivol è molto bravo a capitalizzare sugli errori. Eh sì, però dovrebbe stare. Tranne quando non lo è. Troller dovrebbe appunto. Dovrebbe sicuramente farne di meno. Se volete essere aggiornati sulla playlist di Divol, questo è Xenoblade 2. Incoming, credo, qualcosa del genere. Non mi ricordo bene. E il tema di battaglia normale. Ok, quella combo che abbiamo appurato è mortale. E anche. No? Bravo, mescia. Valto notare come lui mescia benissimo dentro e poi esce subito l'erd. Cioè nel primo frame in cui può far bellissima la pressione. Bellissima la pressione che ha fatto Divol lì. Non pote... cioè Troller ha provato a premere dicendo magari riesco a pugnare qualcosa, ma non era. Divol era assolutamente plus. Troller doveva solo andarsene in quella situazione. No, doveva stare in scudo. Doveva scudare il primo colpo, aspettare il terzo e punire. Cioè, il primo colpo, aspettare il secondo, l'esplosione sopra perché... Però appunto c'era una situazione in cui... Troll è sicuramente in vantaggio sì, adesso. Sì, appunto, Divol riesce a fare buone giocate, però... Sempre mentre è sotto. Ok. Adesso è morto. No. Però è morto. No? Sottovaluto sempre la recovery di... Bravo, bella punish quella. No, Divol. Ok, niente da dire. Quello è un altro combo. Il down tilt grab è un altro combo. Bellissimo. Comunque la però qui appura che il match prima avrebbe vinto. Cioè che avrebbe ucciso. Sì. Bello, bravo, bravo. La cosa migliore lì è se prende anche Rob, perché così lo comba e gli prende un bel po' di danno. Però anche se non lo prende va bene. L'importante è uscire da quella situazione lì, non essergli troppo addosso. Che adesso la cosa ideale per lui è tenere le distanze. Ho fatto bene a usare il backthrow perché così non si stalla i throw più forti. Ok, next smash. Un po' birichina come ha hitbox, però ok. È riuscita a inserirla. Sì, non si sa bene come, però ha funzionato. Ha visto la tua finestra e l'ha fatto. Sì, no, assolutamente. Ma più che altro, cioè, la cosa è che sembrava che fosse addirittura già partito. Però ho visto appunto, ha fatto questa giocata però. Adesso sta un po' cliccando, troll. È morto. Bravo troll, complimenti. È un pochino in delay lo streaming.